Sono Giovanni Scirocco, siamo al sesto appuntamento dei giovedì del Parri. L'ospite di questa sera è Massimo Castoldi, responsabile della didattica della Fondazione Memoria della Deportazione, che fa parte della rete degli istituti associati all'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, e oggi parleremo con Massimo di un recente libro di cui è l'autore, che ci mostrerà lui adesso la copertina. Il titolo è Piazzale Loreto, Milano, l'eccidio e il contrappasso, edito da Donzelli. Il libro di Massimo è un libro che riesce a intrecciare, a mio parere, molto bene quella che è una vicenda storica simbolica per la storia di Milano, ma anche per la storia d'Italia, legata appunto a Piazzale Loreto, una vicenda che inizia il 10 agosto del 44, come adesso ci dirà Massimo, con la fucilazione per rappresaglia di 15 esponenti della resistenza milanese, che però erano detenuti già nelle carceri di San Vittore e anche di Monza in altre carceri, e che poi si trascina per certi versi fino alla fine della guerra, fino al 29 aprile del 45. Però è anche, ed è questo secondo me l'aspetto interessante, più e per certi versi anche più bello del libro, è una storia anche familiare, profondamente familiare, perché è uno di quei 15 alla cui memoria sono legato anch'io, perché, se mi permettete la breve digressione, io ho fatto le elementari alla Leonardo da Vinci, scuola elementare storica di Milano, dove nell'atrio c'è il busto del nonno di Massimo, Salvatore Principato, che era maestro, e molti se lo hanno ricordato per lungo tempo, maestro di quella scuola elementare. Chi era Salvatore Principato, Massimo? Salvatore Principato era maestro e per lui l'insegnamento da buon socialista è stato una linea fondamentale di tutta la sua esistenza. Veniva dalla Sicilia e poi è arrivato a Milano prima della guerra, prima della prima guerra mondiale e lì ha incominciato a prendere contatti con gli ambienti socialisti. Oltre alla sua attività di maestro e a fianco della sua attività di maestro, ha sempre fatto attività politica e ha incominciato a contrastare il fascismo fin dalla nascita del fascismo stesso. È Se stato lo poteva collaborato. permettere anche perché era medaglia d'argento al valor militare nella Prima Guerra Mondiale. Sì, lui aveva, diciamo, salvato oppure fatto prigionieri, dipende dal punto di vista, 15 soldati austriaci nella battaglia del Vodice, una delle offensive più cruente dell'Isonzo, aveva fatto questa azione e aveva fatto questi 15 prigionieri che poi gli sono valsi la medaglia d'argento della quale lui andava molto orgoglioso e questo gli dava anche un'immagine pubblica anche all'interno della scuola, ma in vari ambienti di accettabilità anche da parte del regime, con la quale lui ha sempre giocato a diversi livelli. Dopodiché, lui fin da subito, ma ancora prima di partire per la guerra, ma subito finita la guerra, ha incominciato a lavorare. Presto, ahimè, in clandestinità, con Giustizia e Libertà, era in contatto con la concentrazione antifascista di Parigi, poi è rimasto nel centro socialista interno e ha sempre
fatto attività clandestina, si occupava di propaganda prevalentemente. Uno dei tuoi, dei miei meriti e dei, degli altri meriti, dei tanti meriti del tuo libro, è che tu ricostruisci anche in una parte importante, direi, quella rete di rapporti che si crea intorno alla figura di tuo nonno, di relazioni antifasciste, non solo lui, nella Milano degli anni 30, che è essenzialmente veramente poco conosciuta, perché sulla Milano degli anni 30, durante il fascismo, c'è un vuoto storiografico anche notevole, insomma. Eh sì, non è stato facile. Creare queste tessere. Ci sono, qualche documento si trova nei vari archivi di Stato di Roma, c'è qualcosa su giustizia e libertà, sono le indagini che faceva la questura fascista e da queste si riesce a creare una rete con le testimonianze, le memorie e a ricostruire qualche frammento di storia e qualche lettera, qualche documento che ci fa capire tutto questo movimento, diciamo. Però indubbiamente su questi gruppi socialisti nella Milano degli anni 30 si sa molto poco, e gran parte delle informazioni vengono proprio dalla questura fascista e dalle testimonianze che io ho raccolto grazie anche alle memorie di familiari. Sì, infatti è veramente un merito notevole del tuo libro, perché appunto hai lavorato negli archivi pubblici, ma hai anche, si vede che è il frutto di anni di lavoro, di studio, di passione, di raccolta di documenti che ti hanno consentito appunto di ricostruire, oggi si direbbe, questa rete, questo network di legami, anche con delle figure importanti e con delle storie importanti che emergono dal tuo libro. L'altra cosa che mi ha molto colpito, che già sapevo, ma che esce con molta forza dal tuo libro, che possiamo dire così, non so se sei d'accordo, che i 15 marti e le figure dei 15 marti e le loro biografie sono l'involontaria, perché credo che alcuni tra di loro ovviamente si conoscevano per queste reti, ma alcuni di loro purtroppo si sono trovati lì. Quella mattina a Piazzale Loreto, emerge involontariamente l'unità della resistenza, perché sono figure che appartengono a diverse classi sociali, a diversi schieramenti politici. Almeno io ho avuto forte questa impressione che emerge dal tuo libro. Sì, sicuramente. Si va dall'operaio comunista al dirigente cattolico, all'agente di pubblica sicurezza che non era politicamente orientato, quindi ci sono, e c'è anche una grande differenza di età, perché si va dai 52 anni di mio nonno ai 20 di Renzo Del Riccio, quindi non c'era scontro generazionale nella resistenza, lavoravano tutti insieme, e tra questi 15 non so se si conoscevano appunto tutti tra loro, è molto difficile dirlo, anche perché in clandestinità non si lasciavano molte tracce. Ma da tanti piccoli riferimenti e da tanti piccoli elementi emerge che lavoravano insieme a una rete comune. Ecco, direi che questo emerge abbastanza bene e non politicamente, rigorosamente connotata. Possiamo vedere il caso di Casiraghi e di Fogagnolo. Uno era azionista, Fogagnolo, l'altro era comunista. Casiraghi, ma lavoravano insieme nella resistenza, insomma, perché di questo abbiamo parecchie testimonianze, no? Quindi un comunista e un azionista potevano lavorare insieme a un progetto comune, che era quello di contrastare il fascismo. Direi che questo è un lavoro tardivo, che forse se fosse stato fatto subito dopo la liberazione sarebbero emerse molti più elementi, ma nonostante tutto, raccogliendo anche materiali che pur sono state testimonianze disorganiche, disomogenee, che pur sono state lasciate e raccolte e che si trovano negli archivi, ma mettendo tutti insieme si viene a capire bene questa, ricostruire bene questa rete. Potrei fare anche degli esempi. So, il cugino di Fiorani veniva a Milano a prendere la propaganda, l'avanti clandestino che distribuiva mio nonno.
aspettava qualcuno su una panchina di Piazzale Susa, mio nonno gli dava, arrivava qualcuno, gli dava delle dritte, una calzoleria e una cartoleria, dice lui, e io so per testimonianza di mia madre che mio nonno distribuiva l'avanti clandestino in una calzoleria e in una cartoleria, no? E so anche Perini in via Lombardia e Ferrarini in via Gran Sasso, quindi ci sono... Sì, per molti versi anche una storia di, per chi conosce Milano ovviamente, è anche una storia di quartiere anche, del nostro quartiere, della Milano, della zona est di Milano, ecco, proprio della zona di Piazza di Loreto, dove poi finì la, tragicamente la loro vita. Quella Piazza di Loreto, che è tuttora uno snodo importante, lo era anche allora, e però quando tu dici, qualcuno parla Piazza di Loreto, si ricorda sempre il 29 aprile del 45, l'esposizione di Mussolini, dei corpi di Mussolini, Petacci e dei gerarchi, e molto più raramente il 10 agosto del 44, mentre invece i due eventi sono inevitabilmente legati tra di loro, tant'è vero che tu parli di un contrappasso, pur mettendolo tra virgolette. Ecco, ci spieghi? Sì, diciamo che sono inevitabilmente collegati tra loro, perché se portarono Mussolini lì, Mussolini e i gerarchi lì, evidentemente chi li portò quella notte aveva in mente l'eccidio del 10 agosto 44, non ci sono dubbi, no? E però non sapeva le storie di questi 15 uomini, non aveva lavorato con loro nella resistenza, però l'eccidio aveva avuto una tale visibilità, una tale rilevanza nella storia della Milano del 44, perché è l'unico che viene fatto così in pubblica piazza, che tutti i partigiani vedevano in Piazzale Loreto il simbolo del sacrificio per la libertà, no? Quindi chi portò lì i corpi evidentemente aveva in mente Piazzale Loreto, ma non è una decisione che viene presa dall'alto, è una decisione che viene presa dal basso, viene presa quella notte, e non abbiamo, anzi, dai riscontri che ci sono, pochi, ma ci sono, i rappresentanti del CLN avevano opinioni molto controverse su questo fatto, no? Quindi non possiamo dire che il contrappasso è un contrappasso che nasce dalla ragione delle cose, e non è l'unico caso, perché di fenomeni di questo genere ce ne sono stati in tutta Italia, no? Quindi è un fatto che nasce da una ragione interna delle cose e poi ha portato le conseguenze che ha portato. Ovviamente la fine, la celebrazione della fine del regime diventa un qualcosa di estremamente simbolico, il cadavere appeso di Mussolini. Che poi anche se bisogna, credo che sia opportuno anche in questa occasione ribadire ancora una volta che i cadaveri furono appesi per sottrarli all'ira della folla, non come casomai come dire, l'oltraggio ai cadaveri era avvenuto prima quando erano a terra. La decisione di appenderli, come sappiamo chi ha studiato queste cose, venne fatta invece proprio per sottrarli allo scempio che stava avvenendo. Questo è un fatto fondamentale, io insisto molto su questo nel libro. Ne fai bene, e anche sui tempi, cioè i corpi rimangono appesi, cioè io sono stato all'obitorio dove ci sono documenti di un certo interesse, e tra questi c'è l'ingresso del corpo di Mussolini alle ore 14, per intenderci, e anche altre testimonianze, testimoni dicono che la folla nel pomeriggio era a pressare contro i cancelli dell'obitorio, quindi i corpi furono appesi e rimasero appesi per poche ore. Indubbiamente la situazione era sfuggita di mano, perché c'era una folla talmente euforica, talmente esaltata, che voleva vedere, per la maggior parte ovviamente, il corpo del Duce, e in qualche caso anche infierire. Non è che tutta la folla volesse infierire, ma qualcuno anche voleva infierire sul corpo del Duce, che a un certo punto hanno dovuto, per farlo vedere e per preservarlo, chiamare i pompieri. Sono intervenuti i pompieri e issare questi corpi sul distributore di benzina per poi scaricarli
e ore. Ecco, poi c'è stato in mezzo anche l'episodio della fucilazione di Starace, esatto, verso le 11 della mattina, eppure poi è stato issato sul distributore. Però il tempo è stato decisamente contenuto, e qui mi preme dirlo, ben il contrario è avvenuto il 10 agosto del 44, quando i corpi dei 15 martiri sono stati intenzionalmente esposti a una folla che assolutamente non avrebbe potuto e non avrebbe voluto infierire contro quei corpi, perché chi infieriva contro quei corpi erano i guardiani. Ricordiamo che Fogagnolo, il cadavere di Fogagnolo aveva il cranio fracassato, quindi avevano continuato ad infierire anche durante la giornata, ma i corpi furono rimossi dopo le 18, tra le 18 e le 20. Monsignor Bicchierai ha dichiarato che lui era stato mandato da Schuster sul luogo, e alle 18 i cadaveri erano ancora lì, alle 20 non c'erano più, quindi tra le 18 e le 20, ma erano lì dalle 6 della mattina, in un caldo giorno d'agosto, il 10 agosto, quindi possiamo immaginare lo scempio, no? Quindi, e lì c'è proprio un'intenzione da parte di chi ha compiuto quel gesto, quell'atto di umiliare i corpi, di infierire sui corpi, di mostrarli alla popolazione inerme, quindi un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello del 25 aprile, dove c'era un'euforia collettiva che travolgeva le cose, ovviamente. Senti, Massimo, lei è il patrone della piazza. La storia di Piazzale Loreto diventa già da quel momento una storia, poi al di là delle tragiche vicende, insomma, diventa una storia simbolica, e lo è tuttora, perché l'espressione Piazzale Loreto ha assunto un connotato di significato simbolico dal punto di vista politico e storico. Tutta la volta che cade un dittatore, muore in circostanze tragiche, l'ultima che mi viene in mente è stata quella di Gheddafi, viene sempre rievocato, appunto, a torto, a ragione, alcuni aspetti simbolici si ripetono, indubbiamente, viene sempre rievocato, almeno in Italia, ma non solo in Italia, Piazzale Loreto. Lo è anche già subito, fin dal dopoguerra, e qui entra in gioco un'altra figura notevole, che è la figura di tua nonna, Marcella Chiorri, che dà vita al Comitato Onoranze Caduti per la Libertà, naturalmente per rievocare le figure dei 15 martiri, per lasciare un ricordo, e sarà poi questo monumento, appunto, costruito nel 1960, laddove nell'area dell'ampio distributore, che è il teatro di questi eventi, che viene però abbattuto subito dopo, nel 49, se non sbaglio. E anche qui, grazie al tuo archivio familiare, emerge la lotta di questa donna per lasciare, appunto, una testimonianza e un ricordo, ma anche per lasciare qualche cosa di più, perché è il tentativo, direi fallito, perché dobbiamo dirlo, insomma, questo sostanzialmente, di fare di Piazzale Loreto un luogo di memoria comune, che non è la memoria condivisa, insomma, per i motivi anche che ci dirai. E però questo tentativo sostanzialmente non è riuscito, insomma. Tu dai anche una spiegazione anche, come dire, di carattere storico e carattere storico, di carattere politico, e ti interroghi però anche, perché è anche un interrogativo aperto sul perché non sia diventato, e forse interrogativo poi centrale, perché poi le vicende tutto sommato ormai si conoscono, e grazie anche alla tua opera. Ma perché Piazzale Loreto, io non so, poteva diventarlo secondo te? So che secondo te poteva diventarlo, secondo tuo nonno è sicuro, io ne sono un po' meno certo, però è l'interrogativo della seconda parte del libro, no? Mi sembra. Sì, e indubbiamente poteva diventarlo. Io mi metto sulla scia del ragionamento di mia nonna. Mia nonna
questo mi preme dirlo, fu in Piazzale Loreto il 28 aprile a parlare e a incontrare le truppe dei partigiani che venivano dalla Valsesia, e parlò in Piazzale Loreto, e fu in Piazzale Loreto il 30 aprile del 45 a incominciare a raccogliere la memoria e ad avviare questo processo. Non fu in Piazzale Loreto il 29 aprile, perché per mia nonna ovviamente, per mia nonna, ma anche per la Fernanda Fogagnolo, che ne ha lasciato testimonianza in quinto senso, che Piazzale Loreto era la memoria della resistenza. Cioè l'episodio del 29 si è incistito dentro, è caduto dentro in un flusso di storia che andava in un'altra direzione. Però purtroppo ci è caduto lì e purtroppo le cose sono andate così, non possiamo cambiare la storia. Ecco, ovviamente questo mia nonna non poteva accettarlo, e peraltro negli anni immediatamente dopo la liberazione Piazzale Loreto era questa memoria, una memoria non condivisa ma comunque dove tutte le forze antifasciste convergevano verso fare di quel luogo il luogo della memoria della resistenza. Dopodiché ci sono subentrate le divisioni che mia nonna soffre in una maniera incredibile. Io lo dico qua e là nel libro, le divisioni tra le forze, tra i partiti nati dalla resistenza, si va in un'altra direzione, e al di là del fatto del 29 aprile c'è anche proprio una divisione tra le forze nate dalla resistenza e tra le forze che hanno combattuto il fascismo, che non è stata capace di trovare un'unità per fare di Piazzale Loreto il simbolo della resistenza. Già il fatto che lì fossero morti Gasparini, che era un cattolico, Temolo, che era un comunista, e tanti altri uomini socialisti e altri uomini che non erano politicamente definiti, quel gruppo di uomini rappresentava l'unità della resistenza, e quell'unità doveva essere in qualche modo al centro. Mia nonna ha fatto di tutto perché quell'unità rimanesse al centro, dando vita a questo comitato che poi nel 1956 si sfalda per la divisione proprio delle forze. Lei anche, devo dire, lei fu trovò in Greppi, cioè il sindaco della Milano liberato, sicuramente un grande appoggio, forse quello che l'appoggiò di più, direi, perché parlò di i suoi discorsi. Senti Massimo, in conclusione volevo chiederti una cosa, andiamo un attimo, come sai c'è tutto un progetto di restyling, si dice così, adesso di Piazzale Loreto nei prossimi anni. Progetto di restyling, io l'ho anche scritto, quindi non ho problema a dirlo anche qua, dove non credo casualmente noi storici siamo stati completamente tagliati fuori, nessuno ci ha chiesto neanche un parere. Tu sei la persona, per i motivi che abbiamo detto, non so se ci hai pensato, più titolata a dire in questo restyling che cosa vorresti che ci fosse, se hai qualche, proprio sul discorso, in merito al discorso che abbiamo fatto. È molto... Sì, so che è una domanda non facile, perché anch'io quando ho protestato, ho detto, ma insomma, noi storici siamo tagliati fuori, però devo dire, temevo anche che qualcuno mi chiedesse un'opinione, perché poi non è mica facile, insomma. Non è facile, come non è stato facile scrivere questo libro, cioè cosa vorrei che ci fosse lì? Lì da subito non è stata preservata la memoria, no? Sono state subito fatte delle azioni, perché evidentemente si pensava che... All'inizio era stata rinominata appunto quei partigiani, ecco. 28 Piazzale 15 Martiri, e forse quello sarebbe stata tutto sommato una soluzione. Sì.
già nominata Piazza 15 Marzi, c'erano già delle persone che indirizzavano a Piazza 15 Marzi. No, ma avevano fatto, ci sono le foto anche delle targhette di cartone, del cippo, lo sai, no? Appunto, cioè, Però di fatto poi non è stato così. E cosa vorrei? Io vorrei che rimanesse ben chiara la memoria del fatto del 10 agosto, ecco, che si evitassero i discorsi, prima di tutto si evitassero i discorsi che da qualche parte ho sentito, di pacificazione, la piazza della pace, la piazza della concordia, eccetera, eccetera. Perché di concordia e di pace non ce n'è, l'ha già fatta la Costituzione, l'abbiamo già sancita con la fine del fascismo e con la Costituzione, la conciliazione nazionale, che ovviamente non può essere fatta con la memoria del fascismo, perché nasce tutto dalla reazione al fascismo, contro il fascismo. Quindi non è pensabile questo. Deve il più possibile esserci qualcosa che segni in maniera chiara la memoria dei 15 martiri. Beh, forse il giardino mi sta venendo adesso, forse ci possiamo anche così lasciare, perché da quello che ho visto c'è l'idea di fare un giardino nel mezzo. Forse lasciando il nome, perché cambiarlo siamo fuori tempo. Sì, forse il giardino si potrebbe proporre, come è stato fatto a Milano in altri giardini, anche per trovare la cosa, si potrebbe proporre di intitolarlo ai 15 marzo. Però ormai è un luogo che ha comunque in sé questa debolezza, no? Che non riesce a diventare memoria costitutiva. Il fatto che il monumento, che sia stato spostato il monumento, che è stata distrutta la palizzata, distrutto il benzinaio, distrutto il primo cippo, che non so più neanche se esiste, no, da qualche parte, non credo che esista più. Costruito l'altro monumento, spostato più in là. È una piazza che, per la sua stessa fisionomia, per la sua stessa dimensione, soffre di continue trasformazioni. Quindi sì, qualcosa che ricordi in maniera chiara la memoria dei 15 martiri, senza cambiare il nome della piazza, ma forse il giardino. Forse il giardino è anche nel giardino, insieme appunto a un'intitolazione, forse, ti domando, forse anche, come dire, come si può fare adesso, una scheda, una sobria scheda di carattere storico che spieghi anche il 29 aprile, perché non si può far finta che non sia accaduto nulla, forse la si può pensare. Pensiamoci insieme. Intanto, intanto grazie a Massimo Castoldi per Piazzale Loreto, Milano, l'Ecidio e il contrappasso, Donzelli. Grazie, buona serata. Ciao, grazie. Ciao.